La Corte Penale Internazionale emette mandati d'arresto per due alti comandanti russi, accusati di crimini contro l'umanità. Secondo un rapporto della FAO, le donne sono più penalizzate degli uomini dall'emergenza climatica. We will try. Mandati di arresto per due alti comandanti militari russi. La Corte Penale Internazionale ha incriminato l'ammiraglio Viktor Sokolov, comandante della flotta del Mar Nero, e Sergei Kubilash, comandante dell'aviazione a lungo raggio delle forze armate russe. I due sono entrambi accusati di essere coinvolti in attacchi missilistici contro le infrastrutture elettriche dell'Ucraina e di crimini contro l'umanità. Per la Corte, i danni ai civili superano il vantaggio militare che l'esercito russo poteva ottenere dagli attacchi alla rete elettrica. Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato la Corte per aver emesso i mandati. Intanto il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la Russia non deve vincere la guerra in Ucraina. È necessario sostenere il popolo e l'esercito ucraino per tutto il tempo che serve. Ha anche affermato che l'iniziativa cieca di assicurare munizioni per l'Ucraina in paesi al di fuori dell'Unione Europea è significativa e la Francia vi aderirà. Martedì a Odessa si è tenuta una cerimonia militare funebre in onore di Tetiana e Ole Kravez, insieme ai loro tre figli, tra le vittime dell'attacco russo che ha ucciso 12 persone domenica. Scorsa. I due si sono conosciuti mentre prestavano servizio nell'esercito con la 56 Brigata che ora combatte nella zona di Bakhmut. Uniti nel sostegno alla lotta dell'Ucraina contro l'aggressione russa e pronti a cercare nuovi modi per aiutare Kiev. Asse Francia Repubblica Ceca solido, ma soprattutto saldo nel supporto anche militare alle forze ucraine. In occasione della visita a Praga, il presidente francese Macron rinnova l'apertura per l'invio di truppe in Ucraina. Serve lanciare un chiaro segnale a Mosca, ha detto. C'est un sursaut strategic auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. Il nous faut être lucides sur la réalité de la situation qui se joue en Europe, les risques qui sont à l'œuvre et ce que nous devons assumer. A i kdyby na jejím území fungovala nějaká výcviková mise, tak to není porušením naprosto žádného mezinárodního pravidla. A je to jenom na nás, jakou formu asistence Ukra Ukrajině, zvolíme. Pokud zůstaneme v rámci toho limitu nebojového angažmá. Il presidente Ceco Pavel ha affermato che tutte le opzioni devono essere prese in considerazione, ma ha escluso il dispiegamento di truppe da combattimento in Ucraina. Sul fronte giustizia, Zelensky ha ringraziato martedì la Corte penale internazionale per aver emesso mandati d'arresto per due alti ufficiali militari russi, con l'accusa di aver attaccato infrastrutture civili in Ucraina. A patrol ship from the Russian Black Sea Fleet, Sergei Koto, was hit and destroyed in an overnight attack orchestrated by Ukraine's military intelligence, the agency said. Reports of an alleged attack came after nighttime explosions, amid which the Kerch Bridge was shut down. Now, the Russian Defense Ministry claimed that 38 drones had been destroyed over Crimea. Sergey was reportedly located near the Kerch Strait when it was attacked by domestically produced Magura V5 naval drones. According to Spets Techno Expert, Ukrainian state owned foreign trade enterprise, measuring 5.5 meters in length and, and 1.5 meters in width, it exhibits a cruising speed of 40.7 kilometers per hour. A maximum speed of 77.8 kilometers per hour and an operational range extending up to approximately 833 kilometers this maritime drone has a payload capacity of 320 kilos of explosives sergei kordov has already reportedly been hit by naval drones along with another patrol ship the vasily bukov in september 2023 such ships can perform various tasks at sea, including guarding base points. Reportedly, it can carry cruise missiles and about 60 people crew. Last month, Ukraine claimed it twice sank Russian warships using drones. I colloqui per un cessate il fuoco nella striscia di Gaza non hanno fatto alcun passo avanti in questi tre giorni di mediazione al Cairo. Gli Stati Uniti hanno invitato Hamas a fare un passo avanti ed ad accettare l'accordo definito razionale. Durante un incontro con il presidente palestinese Mahmoud Abbas, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha messo in guardia Israele dal limitare l'accesso ai luoghi sacri musulmani di Gerusalemme durante il Ramadan. Harem-i Şerif'e girişinin kısıtlanması yönündeki talepleri tam anlamıyla bir hezeyandır. Böyle bir adım atılmasının sonuçları şüphesiz çok ağır olacak. Martedì la Giordania ha effettuato un'altra operazione umanitaria via aerea insieme agli Stati Uniti, alla Francia, all'Egitto e agli Emirati Arabi Uniti. Otto aerei hanno lanciato 36.800 pasti sul nord della striscia di Gaza. dove quasi mezzo milione di persone rischia di morire di fame. Le elezioni del Super Tuesday consegnano una vittoria netta a Donald Trump e a Joe Biden. Il candidato repubblicano ha conquistato 13 dei 15 stati in palio, mentre si attendono i risultati in Utah, in cui l'ex presidente è favorito. La sfidante Nicchelli ha vinto in Vermont, ora dovrà decidere se continuare o meno la gara, anche se conquistare la nomination sembra ormai impossibile. Sul fronte democratico, il presidente Joe Biden si è invece affermato in tutti gli stati chiamati alle urne martedì con un margine di vantaggio schiacciante rispetto agli avversari molto meno noti, tra cui il deputato Dean Phillips e l'autrice Marianne Williamson. Per Nikki Haley, the former governor here in South Carolina, there was just the one surprise win this Super Tuesday in the state of Vermont, but no victory speech, though her campaign said staff were jubilant. There were no public remarks from her here in Charleston, while Donald Trump rightly declared victory. There was no mention whatsoever of Nikki Haley and Donald Trump's speech in Florida. He's moved on from these primaries, and so has President Joe Biden. Both men now firmly pivoting to the general election, the repeat of the duel in 2020. Trump has firmly cemented his role as the leader of the Republican Party on this Super Tuesday. He's not yet the presumptive nominee, but that could happen within a week. And the same goes for Joe Biden. Eight months of campaigning now await us here in the United States. And Joe Biden will have his work cut out because recent polling shows that Donald Trump can win in November. Philip Crowther, Euronews in Charleston, South Carolina. I cambiamenti climatici colpiscono in maniera sproporzionata le donne, le fasce povere della popolazione e i residenti rurali. La loro capacità di agire agli eventi meteorologici estremi è infatti minore. E quanto emerge da Unjust Climate, un rapporto appena pubblicato dalla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Another one degree Celsius change in the climate it means that over time women would lose 34 percent more of income than men um, in situations in middle and low-income countries where there's already a lot of stress on these households to produce enough income to feed their families and to pursue their livelihoods le conclusioni si basano sui dati socioeconomici di circa un miliardo di persone in 24 paesi a basso e medio reddito Secondo la FAO, nei paesi analizzati gli eventi estremi causano circa 50 miliardi di dollari di danni ogni anno, ma solo il 6% delle misure di contrasto ha preso in considerazione la condizione femminile. Lo statunitense Jeff Bezos diventa nuovamente l'uomo più ricco del mondo. Il patrimonio del fondatore di Amazon ammonta a 200 miliardi di dollari, superando perfino quello di Elon Musk, valutato in 198 miliardi di dollari. Mentre lunedì le azioni di Tesla sono scese, Amazon sta registrando la migliore crescita delle vendite online dall'inizio della pandemia. Bezos ha dovuto aspettare tre anni per riconquistare il titolo di uomo più ricco del mondo. Leggere testi di filosofia epicurea direttamente dai papiri su cui sono stati scritti senza rischiare di distruggerli. È il risultato della Vesuvius Challenge, vinta da tre giovani studiosi di intelligenza artificiale e ideata dall'Università del Kentucky negli Stati Uniti per leggere i rotoli in greco antico rinvenuti nella villa dei papiri di Ercolano e giunti fino a noi grazie all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. L'Ave Challenge ha risolto per la prima volta in maniera completa il problema dello svolgimento virtuale di questi rotoli, quindi l'apertura dei rotoli carbonizzati senza di fatto toccarli. Si tratta di rotoli estremamente compressi oltre che carbonizzati, quindi molto compatti ma allo stesso tempo molto, molto fragili. Usando una tecnica di microtomografia computerizzata ai raggi X è stato possibile riprodurre la struttura interna di un rotolo e riconoscere le aree di inchiostro.

Make the per la prima volta nella storia sarà possibile per gli studiosi di tutto il mondo leggere i preziosi rotoli della Villa dei Papiri senza neanche toccarli. Quando ho prima realizzato che stiamo ottenendo sentenze di storie complesse da un'altra parte del scroll per il Grande Prix e trovare alcune delle transcrizioni, è incredibilmente ovvio e un'amore. Può sentirmi molto felice di essere parte di questo processo. All'interno della Biblioteca Nazionale di Napoli c'è l'Officina dei Papiri Ercolanesi, un laboratorio di conservazione e studio dell'unica biblioteca antica conservata al mondo, una biblioteca con ben 1840 reperti, tra rotoli e frammenti, trovati nella Villa dei Papiri di Ercolano. Questo ovviamente comporta eh, il, la grande attesa ecco, per i risultati della Vesuvius Challenge anche sul resto della collezione perché ci permetterebbe di scoprire 250-300 opere nu completamente nuove. Da oggi i rotoli chiusi non sono più misteriosi oggetti del passato ma entusiasmanti prospettive di ricerca.